Mi sentite? Sì. Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questa terza edizione del Tony Alley Award. E, come primo intervento vorrei chiamare subito il direttore Luigi Ambrosio per un saluto a tutti i presenti. Grazie. Sì, italiano. Va bene, allora benvenuti a tutti e siamo molto contenti di ripetere questa, avere questa nuova occasione di questa cerimonia per il premio Federico Tonielli, che si svolgerà un po' in parallelo, ma ormai è una macchina consolidata, Pisa-Colon. Sì, sono molto contento appunto di aver collaborato questa volta anche di più, non solo come direttore della scuola, ma anche come membro della giuria per il premio appunto istituito dall'Istituto di Scienze Umane ed Esistenziali. Devo dire che abbiamo avuto questa volta veramente tantissime domande per questo premio, tutte di alto livello, e sono particolarmente contento che ci sia qui la premiata a raccontare i suoi interessi di ricerca, il suo progetto di ricerca. Quindi appunto il CERM si è già presentato, il Vasco Cavina, e do subito la parola al professor Buffardi, che appunto introdurrà anche lui parte di questa cerimonia. Grazie. Grazie a tutti. A me toccano i ringraziamenti, quindi comincio con grazie. Toccano i ringraziamenti perché fino adesso le edizioni del Premio Tony li sono svolte in inglese e più che i ringraziamenti in inglese io non posso fare, per cui di conseguenza ecco perché mi hanno dato questo compito. Adesso ho il mio piacere di parlare in italiano, quindi dirò qualcosa in più dei ringraziamenti. Non vi spaventate poco, non parlo a lungo, state tranquilli, assolutamente. Però ovviamente i ringraziamenti sono di rito, si potrebbe, come dire, sottolinearlo, ma in realtà non è così, perché penso che parlo anche a nome di Daniele Roberti, che è qui. Il vostro affetto veramente ci commuove, quindi l'attenzione su questo premio che in realtà ricorda questo ragazzo, che è fondamentalmente un premio che noi praticamente abbiamo pensato per i giovani ricercatori, e la vostra attenzione su questo premio veramente ci commuove, non solo appunto del direttore della scuola normale, dell'amico Sebastian Dill da Colonia, ma proprio di voi giovani, di voi ragazzi che state partecipando. Molti di voi conoscevano Federico, altri no, ma comunque la vostra partecipazione è veramente sentita e ne siamo veramente orgogliosi, oltre che commossi. Quindi ci tengo a sottolineare questo. Chiaramente, ovviamente siamo onoratissimi di essere ospitati qui in questa sede prestigiosissima che ci è già per i suoi ospiti per il secondo anno, ma già dal primo anno il professor Ambrosio ha collaborato con un ricordo molto toccante anche della figura di Federico. E siamo contentissimi anche che Colonia è sempre presente con noi. Quest'anno dobbiamo ringrazieremo poi, lo ringrazierò in inglese, quindi un po' meno preciso di quello che state ascoltando in questo momento. Ringrazieremo poi tutti quanti gli amici di Colonia. Devo ringraziare perché era collegato, l'ho visto, il buon maestro Viti, il conservatore di Benevento, che ci allieterà con degli spazi musicali. Sono molto interessanti le scelte musicali di quest'anno, fatte credo probabilmente da Piero Viti, ma sono interessanti anche, ho visto le scelte che hanno fatto a Colonia, quindi credo che dal punto di vista musicale sarà anche un evento che potrà poi rimanere anche in memoria sul web, sul cloud, per cui quindi credo che sia una cosa che possa, come dire, a farci contenti un po' tutti che partecipiamo qui in questa situazione. Devo, perdonatemi, fare un piccolo inciso perché un ringraziamento particolare va in questo momento c'è una rappresentante, diciamo così, storica, ma storica perché da ragazzina che ci ha supportato come socia, ai soci dell'istituto, perché se noi portiamo avanti questo premio anche grazie al sostegno che i soci dell'istituto hanno fatto, perché una delle iniziative dell'istituto importante che ogni anno, come dire, ci occupa tempo, sforzo, impegno e soprattutto anche piacere, perché è una cosa che ovviamente ci fa particolarmente piacere. Però ecco, poi io mi sono segnato qualcuno, probabilmente lo salto e scusatemi, ma siete veramente tanti che dovrei ringraziare, ma ovviamente il ringraziamento particolare va a Elisa Guidi, che come l'anno scorso, anche quest'anno si è prodigata per organizzare questi collegamenti.
e ovviamente a lui che è qui, che tutti conoscete, Vasco, che grazie a lui ha contattato tutti, quindi da Lussemburgo partivano tutte le diramazioni possibili e immaginabili. E per poter organizzare questo evento, devo dire, quest'anno infatti l'organizzazione è stata molto sua. Ci sono entrato veramente solamente diciamo per conoscenza di fatto, quindi è stato molto bravo e quindi lo ringrazio per tutto quello che ha fatto e per tutto quello che farà ancora per questa giornata. Ringrazio soprattutto tutti quanti voi che siete qui, tutti quelli voi che ci vedono da lontano online. So che sono molti collegati, mi fa molto piacere perché è un evento veramente che credo che possa diventare significativo. E l'ultima parola che vi volevo dire è proprio questa: questa commozione, questo orgoglio diventa veramente importante per noi, sapendo che con un nostro piccolo, con questo piccolo aiuto, assolutamente, noi stimoliamo un po' appunto la ricerca in la ricerca di giovani, quindi giovani ricercatori che vanno avanti, che ormai sono ricercatori europei, non sono solamente italiani, non abbiamo una distinzione di paesi, sono un po' distribuiti in tutto quanto il nostro mondo, alcuni sono anche fuori Europa, quindi poter stimolare la ricerca in un mondo in cui purtroppo si fanno ancora cose vecchie come le guerre è veramente una cosa che ci riempie di orgoglio e di questo vi ringrazio tutti quanti. Prego, grazie. Ringrazio il professor Ambrosio e il professor Buffardi e anche un ringraziamento generale a tutte le persone che hanno contribuito e che il professor Buffardi ha già avuto cura di ringraziare nel dettaglio. E comincerei spiegando brevemente in cosa consiste l'evento di quest'anno. Nella prima parte avremo l'intervento di quattro ex allievi della scuola che ci racconteranno le loro esperienze di ricerca e il lavoro nel mondo della fisica. Questa idea di coinvolgere giovani ricercatori è sorta in modo quasi spontaneo perché è in linea con quello che era il pensiero di Federico sulla ricerca e sullo studio, intesi come un cammino condiviso in cui chi ha più esperienza deve coltivare e far crescere le conoscenze di chi ha poca esperienza ma grande desiderio di imparare. Quindi oggi questi quattro ospiti, due dei quali sono stati anche compagni di corso di Federico, e hanno condiviso con lui una grande amicizia, oltre che il percorso di studi, ci doneranno un po' quell'esperienza che hanno maturato. E alla fine di questa prima parte comincerà la parte delle premiazioni, in cui saranno assegnati due premi a due eccellenti tesi di ricerca, e avremo l'onore di ascoltare le presentazioni in lingua inglese direttamente dalle vincitrici. Come diceva il professor Buffardi, le varie fasi della giornata saranno impreziosite dagli interventi, dai contributi del Conservatorio Nicola Sala di Benevento, che quest'anno collabora ufficialmente con la manifestazione. Prima di cominciare con gli interventi degli invitati, abbiamo deciso di iniziare ricordando Federico attraverso la testimonianza di alcuni amici che vivendo all'estero non sono potuti essere qui in presenza, ma hanno voluto contribuire con una lettera. Che adesso leggerò. E questi amici sono Gian Marcello Andolina, Giulia Cozzani e Paolo Andrea Erdmann, che vorrebbero innanzitutto ringraziare tutti per aver dato loro questa possibilità e adesso leggerò questa lettera che hanno spedito. Innanzitutto vorremmo ringraziare di poter fare questo intervento e poter partecipare, seppur indirettamente, a questa giornata. Con questa lettera vogliamo dire che anche noi, assieme a tutti gli amici di Federico che non vivono in Italia, ci siamo per ricordare e celebrare la sua memoria. Questa lettera però vuole soprattutto ricordare com'era Federico. Era una persona intensa, appassionata, piena di energie. Aveva un'intrepida voglia di capire, un desiderio inesauribile di scavare, di non accontentarsi mai di una comprensione superficiale. La sua passione non si fermava alla scienza, ma spaziava in vari ambiti, dalla cucina alla letteratura, alla musica, alla politica. La sua energia era travolgente, nel vero senso della parola. Bastava parlare con lui alcuni minuti per essere quasi sopraffatti dalla sua passione. Federico non passava inosservato e questo succedeva soprattutto per l'impatto e la dedizione che aveva per gli altri. Dalle piccole cose come cucinare un dolce per te o spiegarti un concetto che non avevi capito, a battersi per migliorare un corso universitario per gli studenti a venire. Federico era sempre pronto ad aiutare gli altri, i suoi compagni di corso, gli studenti degli anni successivi, le
le lavoratrici e i lavoratori della mensa della normale. Sembrava inesauribile. Per tutte queste ragioni troviamo particolarmente azzeccato che questo premio, istituito in nome di Federico, vada a giovani ricercatrici e ricercatori. Ci auguriamo che ricevere questo premio dia la possibilità di portare avanti il lavoro di ricerca con energia e passione. Di tutto questo non c'è testimonianza migliore di quella degli studenti di qualche anno successivo a Federico. 2 anni fa abbiamo raccolto in un libretto vari ricordi in sua memoria e ci piacerebbe condividere con voi il ricordo scritto da Niccolò Foppiani, da cui traspare Federico proprio come ce lo ricordiamo e come crediamo abbia senso celebrarlo per questa iniziativa. Leggerò ora un breve tratto dall'intervento di Niccolò Foppiani, che ha condiviso con noi. Incontrai Federico per la prima volta nei primi giorni subito dopo essermi trasferito a Pisa. Era difficile non accorgersi della sua presenza. Le sue parole, sempre scandite con vigore, risuonavano per le stanze del collegio. Federico amava spiegare fisica, soprattutto trasmettendo le proprie intuizioni ottenute dopo molte ore di studio e ragionamento. Penso che il suo modo di intuire la fisica risuonasse spesso con il mio, e per questo era sempre il primo che chiamavo quando avevo bisogno di aiuto. E la sua disponibilità per gli studenti più piccoli era pressoché infinita. Fosse stata mezzanotte o fosse stato in videochiamata dalla Germania, non mancava di spendere tempo prezioso per chiarire ogni dubbio. La sua passione nel risolvere i problemi si estendeva dalla fisica alla vita di tutti i giorni. Aveva a cuore risolvere tutti quei problemi e ingiustizie che si incontrano da studenti. Per esempio, tutte le volte che un corso aveva qualcosa che non andava, fosse il programma o l'esercitatore, lui si batteva perché si cambiasse. Quando c'era da fare la ramanzina a un professore perché si sforzasse di essere più chiaro nelle sue lezioni, Federico non si tirava mai indietro. Non ci guadagnava nulla, semplicemente teneva al fatto che gli studenti più piccoli non dovessero affrontare i problemi che erano capitati a lui e agli altri ragazzi del suo anno. Ma ovviamente anche quando la ramanzina era per uno di noi, Federico certo non si risparmiava. Penso che Federico ci abbia insegnato a prendere tutti gli aspetti della vita con il fervore e l'energia giusta. Affrontarli con superficialità e senza sentimento non sarebbe la stessa cosa. E quindi concludo con le parole di Marcello, Giulia e Paolo. Federico era esattamente così. Anche oggi, quando siamo sul punto di arrenderci di fronte ad un problema che sembra troppo difficile, o peggio, vorremmo fingere di aver capito qualcosa che non capiamo, è difficile non ritrovarsi davanti la sua immagine mentre si infervora e usa violentemente il gesso contro la lavagna per aiutarci ad andare oltre, fare quello sforzo in più per non fermarci alla superficie. E noi non lo dimenticheremo. Marcello, Giulia e Paolo. Ringrazio chiaramente Marcello, Giulia e Paolo per questa lettera. E è il momento del primo intervento musicale e quindi ora dovremo connetterci con il conservatorio in diretta. Prima dell'intervento musicale lascio la parola al direttore del Conservatorio Nicola Sala di Benevento, Josué Gracia, o il professor Piero Viti che parla ora? Sì. Ora parla Piero? Ok. Sì. Buonasera, siamo in collegamento dal Conservatorio Nicola Sala di Benevento. Sostituisco in questo momento il direttore perché purtroppo avevamo 3 eventi istituzionali in contemporanea e in questo momento non può essere qui a salutare ufficialmente, però ha promesso che ci sarà per il prossimo collegamento, ci sarà. Quindi tocca a me fare ringraziamenti per questo invito a partecipare a questa manifestazione. È una manifestazione, come avete detto, dedicata ai giovani. E chi come un conservatorio è una istituzione che fonda tutta proprio il suo lavoro anche di ricerca sui giovani, sono la parte fondante, ed è proprio con questo spirito che volevamo dare il nostro primo contributo musicale alla memoria di Federico, e quindi la prima scelta è stata su un brano che avesse questo carattere così evocativo anche di memoria, un brano iconico della letteratura. Stiamo parlando del concerto di Chopin per il numero 1 del pianoforte e orchestra, e voglio rimarcare che noi come conservatorio abbiamo una nostra orchestra che è formata in gran parte dagli studenti, quindi abbiamo un'attività concertistica che si sviluppa durante tutto l'anno, ma che occupa anche la parte didattica. Infatti in questi giorni abbiamo avuto delle tesi
le tesi erano dei concerti proprio con l'orchestra, da cui abbiamo tratto due di questi video che oggi andranno in onda. Sono quindi stati registrati pochissimi giorni fa, ed è proprio il primo video, quello dedicato a Chopin. C'è una nostra studentessa, Luciana Canonico, con l'orchestra, quindi abbiamo detto formata in gran parte dagli studenti, e diretta dal maestro Francesco Dovidio. E quindi io passerei la parola direttamente alla musica.
Ringraziamo il professor D'Ovidio, Luciana Canonico e tutti i musicisti dell'orchestra. E ora vorrei chiamare il primo invitato di oggi. È un ex allievo del corso ordinario della Normale, anno 2014, il cui ambito di ricerca è prevalentemente l'informazione quantistica e l'applicazione del machine learning alla meccanica quantistica. Federico Belliardo. Grazie Vasco per l'introduzione. Io sono all'ultimo anno del PhD in Nanoscience e vi voglio parlare brevemente di un lavoro che abbiamo fatto praticamente nell'ultimo anno. Io nel mio PhD ho studiato prevalentemente questioni di metrologia quantistica e quantum sensing e appunto di recente ho provato ad applicare il machine learning a questo tipo di problemi. I sensori quantistici e la metrologia sono uno dei pilastri di quella che è l'European Quantum Flagship, cioè il progetto europeo di sviluppo delle tecnologie quantistiche nei prossimi anni. E in sostanza, quando si parla di sensing e di metrologia nell'ambito quantistico, si intende cercare di sfruttare fenomeni della meccanica quantistica, quindi l'entanglement, la sovrapposizione, per cercare di fare misure più precise di quello che è possibile fare classicamente. E ci sono varie tecnologie in questo ambito. Forse la più sviluppata, diciamo, è quella degli NV centers. Si tratta di difetti nel reticolo cristallino dei diamanti, per cui, diciamo, un certo spin elettronico è particolarmente controllabile e permettono di costruire spesso magnetometri o termometri particolarmente precisi. Tutto l'ambito dell'interferometria ricade sotto quantum sensing e metrology. E anche, se vogliamo, il problema della discriminazione di stati ricade in questo ambito. E ci sono tantissime altre applicazioni, per esempio gravitometria, cioè misure molto precise del campo gravitazionale che possono essere usati anche per scopi geologici, per esempio. Tutto questo ricade sotto l'ambito del quantum sensing, quando appunto cerchiamo di usare sensori che sono singoli atomi o sensori che usano appunto entanglement o altri fenomeni quantistici. E non è un'idea mia, però appunto quella di cercare di usare il machine learning per ottimizzare la precisione di questi sensori, quindi massimizzarne la precisione ha fissato un numero di risorse. In letteratura si è studiato con discreto successo l'applicazione del reinforcement learning a questo tipo di problemi. Nel reinforcement learning abbiamo un agente che ho rappresentato come il robottino che tiene in mano questa rete neurale, e l'agente esegue delle azioni su quello che nel contesto del reinforcement learning viene chiamato l'environment, quindi l'ambiente, e in questo caso il sensore, e in sostanza l'agente può controllare tutti i parametri controllabili del sensore, quindi per esempio tutte le rotelline, tutti i bottoni che uno ha nell'esperimento. Viene fatta la misura e la precisione con cui la misura viene fatta fondamentalmente determina quella che è la reward, quindi il premio che si dà all'agente per aver controllato più o meno bene il sensore. E un ciclo di ottimizzazioni fa sì che piano piano l'agente impara a capire come deve controllare il sensore, quali sono i bottoni e le rotelline che deve girare, in che modo lo deve fare, per ottimizzarne la precisione. E questo in letteratura c'è e si fa con discreto successo. Tuttavia, il reinforcement learning assume che non ci sia, diciamo, alcuna conoscenza a priori dell'environment, in questo caso del sensore, ma non è tipicamente quello che succede quando si studiano questi sensori quantistici. Noi abbiamo un modello del sensore quantistico, perché sennò non sarebbe molto utile. Conosciamo, diciamo, il sistema che usiamo per fare la misura. E quindi una cosa che si può fare è sostanzialmente implementare un ciclo di training
in cui fondamentalmente le derivate vengono fatte, il training viene fatto anche considerando il modello particolare del sensore che si sta andando a ottimizzare. E di fatto negli ultimi mesi abbiamo sviluppato una libreria che abbiamo cercato di documentare il più possibile in modo da far sì che potesse essere utile anche ad altri, per fare questa cosa in maniera generale. In sostanza, un utente di questa libreria dovrebbe semplicemente implementare il modello fisico del particolare sensore che sta studiando e tutto il resto è già implementato. Di fatto nel concreto, per scendere un attimino nei dettagli, ci sono tre classi fondamentali di questa libreria: una classe physical model, che descrive il modello fisico del sensore che si va a ottimizzare, e qui l'utente dovrebbe implementare appunto il modello del sensore, e può essere davvero quasi qualsiasi cosa, e una classe simulazione, in cui l'utente determina qual è il parametro che si va ad ottimizzare. Quindi, per esempio, un errore quadratico medio, una probabilità finale di discriminare in maniera corretta uno stato in un insieme di stati, e così via. E questo ciclo di training è già implementato, quindi a questo punto è facile per l'utente allenare una rete neurale, quindi un agente, che controlla il sensore in maniera ottimale. E appunto i pro di questa cosa sono un miglior uso delle simulazioni, un uso più efficiente, perché in un certo senso la gente non deve imparare ogni volta da zero come è fatto il sensore, gli dico io qual è il modello. Funziona spesso meglio del reinforcement learning, perché non rimane bloccato nei minimi locali. I contra di questa cosa sono però che solo sensori relativamente semplici o piccoli possono essere ottimizzati, perché devo poterlo simulare su una GPU, quindi sensori a molti corpi sono difficilmente ottimizzabili da questa procedura. Un minuto su alcune applicazioni che ho già studiato come esempi di uso di questa libreria: gli NV Center, magnetometria con un singolo spin, sia per campi magnetici statici che per campi magnetici dinamici, in cui anche magari non conosco la frequenza. Abbiamo fatto vari esempi. E quindi, per esempio, le stelline sono quello che si trova in letteratura per quanto riguarda il controllo con il reinforcement learning, e la linea blu è la rete neurale ottimizzata con questa procedura. Discriminazione di stati anche per la comunicazione quantistica, volendo. Anche qui, quindi abbiamo un laser che può emettere due tipi di stati e dobbiamo dire se è stato 1 o stato 2 fondamentalmente. Anche qui facciamo meglio delle procedure note in letteratura. Diciamo, i puntini gialli sono la rete neurale trainata da questa procedura, la linea blu è il bound teorico, e tutte le altre procedure già note in letteratura stanno sopra. Poi interferometria, tabletop interferometri, quindi tutto quello che si può fare su un banco ottico, anche qui possiamo fare ottimizzazioni su questi esperimenti. E ci sono tantissime altre applicazioni che abbiamo fatto e che uno può ancora fare, però io concludo qua. Grazie mille. Allora, grazie Federico Belliardo. Il secondo invitato è un caro amico di Federico, compagno di corso ordinario anno 2010. Anche per questo sono molto lieto che sia qui oggi. Il suo ambito di ricerca è ottimizzazione in sistemi quantistici. Prego, Glenn Beng dall'Università di Innsbruck.
Ok, prima di tutto grazie mille per l'opportunità di parlare qua e ricordare tutti insieme Federico, che come Vasco ha già detto era un mio caro amico, un nostro caro amico, e ho avuto l'opportunità di studiare fisica con lui, di conoscerlo anche fuori dall'ambito di studio, e come tutti hanno già menzionato era stato veramente una persona fantastica. E parlerò di ottimizzazione di sistemi quantistici, che è un argomento che in qualche modo ho iniziato a coltivare e studiare mentre ero a Trieste, e là ho avuto varie visite e varie conversazioni con Federico, e devo dire che anche in questo lui mi è stato molto d'aiuto, quindi secondo me è un buon argomento per questo evento. Quindi, anzitutto vorrei partire enunciando qual è il problema dal punto di vista fisico di cui mi occupo. Questo problema si chiama ground state preparation, ovvero è il problema di cercare di preparare lo stato fondamentale, cioè lo stato di minima energia di alcuni sistemi fisici. E l'idea è di fare questa operazione tramite macchinarie e algoritmi che si basano sia sulla meccanica classica che sulla meccanica quantistica. Ora, questo tipo di marchingegno di macchina ha varie applicazioni che sono già al momento studiate in diversi campi della scienza, tipo chimica, computer science, machine learning e fisica. In particolare, con questo marchingegno uno può ottimizzare le strade e cercare di risolvere il problema di strade trafficate in varie città, può studiare diversi sistemi fisici che non si possono studiare su computer classici, e può fare in maniera più efficiente, risolvere in maniera più efficiente problemi di chimica o problemi di machine learning. Come ho già anticipato, quindi si tratta di usare questo marchingegno per risolvere alcuni problemi che molti vengono da problemi classici, quindi usare la quantistica per risolvere problemi classici. Questo può essere fatto, per ad esempio, per problemi di ottimizzazione, e qua in questi problemi lo scopo è trovare l'energia minima di un sistema definito su alcune variabili che sono discrete. Ora, il punto cruciale è che questa energia minima si può scrivere come un'energia di uno spin glass, che è un oggetto che viene studiato molto in fisica perché descrive la dinamica di alcuni sistemi fisici, e in particolare con uno step in più è possibile promuovere queste variabili classiche a quantum spin e rimappare questo problema nel problema di trovare lo stato fondamentale di un sistema quantistico. Quindi, trovando lo stato fondamentale di questo sistema quantistico qua descritto, è possibile risolvere il problema classico originale. Ora che il problema di interesse è stato portato verso il trovare questo stato fondamentale, bisogna descrivere come l'idea è cercare approcci, diversi approcci per preparare questo stato fondamentale in un sistema reale. Ci sono due diverse strade che si possono prendere, diciamo a grandi linee. La prima è usare macchine che analog, quindi non digitali, in cui viene implementata una Hamiltoniana, si lascia evolvere il sistema sotto questa Hamiltoniana e si alla fine si fanno misure sullo stato finale. Queste misure riescono a darci informazioni sulla soluzione del problema. L'altra possibilità è utilizzare un algoritmo basato su gate digitali, ovvero piccole operazioni che vengono fatte su questi qubit, e mettendo insieme molte di queste piccole operazioni arrivare a uno stato finale che sempre
risolve il problema classico iniziale. Ora, dal punto di vista dell'evoluzione analoga, si può usare un'evoluzione adiabatica, e questo è un algoritmo che viene chiamato quantum annealing solitamente, e l'effetto è che si passa da una hamiltoniana facile, di cui conosciamo lo stato fondamentale, a una hamiltoniana di interesse, in cui si trova lo stato fondamentale di interesse. Ora, quando viene fatto questa procedura, lo stato fondamentale viene preservato durante la dinamica, e questo consiste in un buon modo per risolvere il nostro problema originale. In questo caso, una delle incertezze, una delle cose su cui si può migliorare questo protocollo è esattamente la forma di questi coefficienti A e B di T che ho scritto qua, perché dando una precisa forma a questi coefficienti è possibile migliorare la performance dell'algoritmo. In particolare, in questo caso, noi a Innsbruck abbiamo studiato modi basati su metodi teorici in fisica per realizzare diciamo schedules, quindi protocolli che sono migliori di quelli che erano considerati in precedenza in letteratura. L'altro algoritmo che ho menzionato è quello che è basato su queste operazioni digitali. In questo algoritmo vengono effettuate molte operazioni locali su questi qubits, e tramite queste operazioni locali viene realizzato lo stato finale. Ora, in questo caso, uno dei problemi importanti è come realizzare queste piccole operazioni locali, che vengono chiamate gates, e la realizzazione di gates varia da piattaforma a piattaforma. In particolare, se uno considera un atomi freddi, che sono una piattaforma, o circuiti di superconduttori, che sono un'altra piattaforma, bisogna realizzare questi gates in maniera diversa per poter poi realizzare l'ottimizzazione. E un'altra cosa di cui ci siamo occupati a Innsbruck è esattamente la realizzazione di questi gates, e per la piattaforma, una delle piattaforme più diffuse, che è quella di atomi freddi, abbiamo realizzato protocolli per implementare questo tipo di gate. In particolare, abbiamo studiato un gate a 4 qubit, che è uno di quelli necessari per realizzare questo algoritmo di ottimizzazione quantistica che ho descritto in precedenza. Ok, grazie l'attenzione. Grazie Glenn. Il terzo invitato è un ex allievo del corso ordinario anno 2011, il cui ambito di ricerca è prevalentemente la Anche lui conosceva Federico molto bene, ha fatto una strada molto lunga visto che arriva dall'Università di Oslo, e ci parlerà di come usare simulazioni numeriche per studiare la formazione e la struttura delle galassie, Davide De Cataldo. Ok, grazie mille Vasco dell'introduzione. Come appunto accennato, io ho svolto qua il corso ordinario e poi anche il dottorato, e adesso sto lavorando ad Oslo. Sono stato davvero contento di ricevere il suo invito per questa occasione. Infatti ho pensato subito che questa idea di permettere a me e agli altri ragazzi di raccontare un po' qualche pillola della nostra ricerca, così come da essere una curiosità, un'ispirazione per chi ci ascolta, è veramente adatta a questo evento in memoria di Federico, e permette proprio di raccontare, di condividere anche a noi l'entusiasmo un po' come faceva lui. Quindi in questa breve presentazione voglio raccontarvi un po' la mia ricerca, che sin da quando lavoravo qui, studiavo qui alla Normale, si è subito indirizzata verso il settore dell'astrofisica, in particolare dell'astrofisica computazionale. Quindi prima di tutto voglio dare così una breve introduzione sul tema che vogliamo studiare.
e vogliamo studiare l'evoluzione e la struttura delle galassie, che sono un sistema veramente complesso. Infatti qua in questo schema di una famosa review possiamo vedere come la galassia si forma tramite l'accrescimento di gas e dall'ambiente intergalattico esterno. Il gas viene accresciuto dalla galassia tramite filamenti che seguono la buca di potenziale della materia oscura. E possiamo vedere nello schema come il gas compie un moto a spirale fino a formare il disco al centro. Il disco è la regione più densa e che tipicamente forma dei bracci a spirale. Però possiamo vedere come in realtà ci sia un continuo scambio di materiale e gas dalla galassia verso l'ambiente esterno e viceversa. Infatti nello schema abbiamo questo recycling gas, che è gas che viene espulso dal disco e come conseguenza dell'effetto delle stelle che si formano all'interno del disco e delle supernove. Questo gas compie un moto a fontana per ricadere all'interno della galassia. Qui da questa breve immagine dell'evoluzione di una galassia ci è immediatamente chiaro come sia un sistema estremamente complesso, e per poterlo trattare in maniera esaustiva dobbiamo includere l'effetto della gravità. Infatti il gas, proprio per effetto della sua self gravity, viene a formare e ad aumentare la massa della galassia. In aggiunta, questo gas è un fluido e quindi dobbiamo trattare tutta la sua fluidodinamica in un modello soddisfacente. In aggiunta abbiamo anche effetti di riscaldamento e raffreddamento del gas dovuti alla compressione del gas, ma anche all'emissione radiativa da parte degli atomi e delle molecole che formano il gas. Quindi abbiamo anche una complessa termodinamica. Ed infine abbiamo anche chimica. La chimica, in quanto abbiamo diversi elementi, principalmente idrogeno, elio, ma anche elementi come carbonio, ossigeno, sono fondamentali per la struttura della galassia e vanno trattati anch'essi in maniera soddisfacente. Per concludere abbiamo anche l'effetto della radiazione stessa emessa dalle stelle, che va a interagire col gas. Le stelle si formano per effetto del collasso di gas, ma a loro volta, tramite la radiazione che emettono, vanno ad accoppiarsi con questo, favorendo l'espulsione di gas, di materiale dal disco tramite outflow. Quindi è chiaro che con un sistema così complesso, con un grande numero di fenomeni fisici da tenere in conto, non è sempre possibile avere un approccio analitico carta e penna, ma dobbiamo trattare il sistema tramite un approccio computazionale. Quindi qui solo come esempio vi faccio vedere l'evoluzione di una scatola cosmologica, così come viene chiamata, e in cui abbiamo un sistema e una regione di universo, e possiamo vedere come i filamenti si vengono a formare, e nelle regioni quelle più rosse, nella figura a sinistra, la formazione di una galassia con gas più caldo. A destra invece vediamo in alto la materia oscura, mentre in basso il gas che va a formare la galassia. Ed è abbastanza impressionante come un'immagine come questa sembra molto simile a quelle che andiamo a osservare tramite telescopi. Questo ci fa capire come un approccio di questo tipo possa davvero raggiungere soluzioni interessanti e permetterci di confrontarci con le osservazioni. Un problema che però ci troviamo subito ad affrontare è il fatto che quando facciamo una simulazione al computer di una galassia abbiamo una risoluzione non infinita. Infatti, a seconda delle risorse computazionali che abbiamo a disposizione, possiamo al massimo arrivare a risolvere degli elementi di una dimensione di all'incirca, dipende dal tipo di simulazione, di qualche parsec, che è una distanza enorme e non ci permette quindi di andare a vedere cosa avviene all'interno di queste celle della simulazione. Uno dei metodi che viene utilizzato è di usare dei modelli sotto griglia, cioè dei calcoli analitici che ci permettono di calcolare variabili che non potremmo altrimenti risolvere. Ma un altro approccio su cui mi sono concentrato invece personalmente è quello di far girare delle simulazioni di una di queste celle di una galassia. Questa è chiamata simulazione di piccola scala, in cui prendiamo una cella della simulazione dell'intera galassia, che non avrebbe una struttura altrimenti perché non abbiamo la risoluzione necessaria,
e farla girare nuovamente aumentando la risoluzione per vedere i dettagli di cosa succede all'interno di quella cella. E per fare questo dobbiamo tenere in conto di molti altri fenomeni e quindi la complessità del problema viene ancora aumentata. Infatti all'interno di una piccola regione di una galassia avvengono un grande numero di fenomeni. Abbiamo la formazione di stelle che, come ho detto prima, interagiscono a loro volta col gas interstellare. E questo avviene in molti modi. Quelli su cui mi sono concentrato, che sono in genere quelli considerati più importanti, sono l'esplosione di supernove, visto che sappiamo che le stelle, specialmente le stelle massicce, dopo un tempo di vita di circa 3 milioni di anni, esplodono in supernove, che sono eventi tra gli eventi più potenti dell'intero universo, in cui il gas viene spazzato via. E inoltre stelle con grande luminosità riescono anche a interagire con il gas circostante e tramite fotoionizzazione e fotodissociazione. Sono fenomeni in cui la radiazione emessa dalla stella va a interagire col gas molecolare e distruggendo le molecole. Il gas viene anche scaldato, aumenta di pressione, quindi si hanno dei moti di cui dobbiamo tenere in considerazione. Infatti, se immaginate che in una nube molecolare come quelle che ho mostrato prima e si formano migliaia di stelle, ciascuna di esse distrugge il gas intorno a sé o lo spazza via, inibendo in qualche modo la formazione successiva di stelle. Quindi il fenomeno va trattato in maniera self-consistent, considerando sia la formazione di stelle ma anche l'effetto che queste hanno sul gas circostante. E infine sulla destra l'altro elemento che ho aggiunto e lavorato nelle mie simulazioni è il trattamento di venti stellari. Infatti le stelle non solo emettono radiazione ma anche espellono del gas dalla loro superficie con velocità di migliaia di chilometri al secondo e questo va chiaramente a spazzare via il gas circostante. Quindi qua vi faccio vedere qualche video di alcune delle simulazioni che ho girato. Questa è una nube molecolare, quelle che di solito in astronomia vengono chiamate anche nebulose. Possiamo vedere nella destra il gas molecolare, come dalla configurazione iniziale venga praticamente distrutto a mano che le stelle, cioè i puntini bianchi, si formano. Faccio girare di nuovo e sulla destra invece vediamo gas ionizzato, quindi gas a temperature di 10 alla 4, 10 alla 5 Kelvin, che si forma a mano che le stelle iniziano a emettere radiazione all'interno della nube molecolare. E con queste simulazioni possiamo quindi rispondere alla domanda che ci avevamo posti in partenza, al problema che ci avevamo posti, cioè come capire la struttura all'interno delle galassie quando simulazioni galattiche non sempre possono risolvere la loro struttura interna per mancanza di risoluzione, ma ci permette anche di rispondere a problemi fisici di interesse, quando cito giusto uno su cui ho lavorato in particolare, che è un lungo dibattito sulla vita delle nubi molecolari. In particolare ci si chiede se la formazione stellare all'interno delle nebulose possa essere spiegata con un modello di nebulose che hanno una vita molto lunga, quindi di centinaia di milioni d'anni, oppure con nebulose che sono in realtà solamente un transiente della vita del mezzo interstellare e di pochi milioni di anni. E dalle mie simulazioni sembra il risultato più convincente è quello di nubi che vivono semplicemente 1 al massimo 2 milioni di anni, che sono un tempo brevissimo per l'evoluzione dell'intera galassia. Quindi vi ho un po' illustrato il mio percorso all'interno delle simulazioni, che si è spostato in interesse dal grande scala, cioè simulazioni di milioni di galassie, e verso uno zoom all'interno della struttura di una singola galassia e di una sola nube molecolare. E questo processo, quindi, in questo percorso ho potuto affrontare un sacco di problemi fisici che non ho menzionato, ma che fanno parte dell'interesse scientifico di questo settore. Li ho un po' rappresentati qua in questo diagramma e per darvi un'idea del fatto che c'è veramente tanto da lavorare in questo settore e mi piacerebbe approfondirlo in collaborazione anche con la Normale e col gruppo Oslo in cui sto lavorando ora. Grazie mille per l'attenzione.
Grazie Davide, e siamo arrivati all'ultimo intervento di oggi, che è quello di un altro compagno di corso come Glenn, compagno di corso di Federico qui alla Normale, che ora è ricercatore all'Università di Catania, Giuliano Chiriacò. E invece di parlarci direttamente della sua ricerca, ha deciso di parlarci, visto che lui ha incontrato Federico proprio durante quegli anni in cui Federico stava iniziando a sviluppare una passione per la fisica, iniziare a raccontarci uno dei problemi che ha fatto sì che Federico, tra le sue varie passioni, musica, politica, scegliesse proprio la fisica. Grazie Giuliano. Grazie Vasco. Funziona? Sì, perfetto. Okay. Sì, grazie. Vorrei ringraziare intanto il professor Ambrosio, il professor Buffardi, l'Università di Colonia per l'organizzazione, ovviamente anche Vasco, che seppur da solo è un'istituzione a sé stante, per questo evento. E sì, come diceva Vasco, io ho avuto il piacere di frequentare la Normale 5 anni del corso ordinario assieme a Federico, e di vivere assieme a lui un sacco di momenti, momenti belli, momenti di lavoro, momenti di svago. E in questa presentazione vorrei parlarvi di Federico attraverso un problema di fisica. E questo problema di fisica era, secondo me è giusto dire che il problema di fisica preferito di Federico, come lui amava spesso ripetere, lo citava molto spesso, ed era uno dei motivi, i problemi che lo avevano spinto a prendere la decisione di studiare poi fisica all'università. E questo problema era stato assegnato nel 2010 all'edizione nazionale delle Olimpiadi della Fisica, e il 2010 era l'anno in cui abbiamo cominciato l'università, ma era anche l'ultimo anno di liceo sia per me che per Federico, anche Vasco e Glenn. E Federico era rimasto molto appassionato a questo problema, che diciamo descritto in breve, e studia l'ipotetica situazione in cui c'è questo progettista molto fantasioso che decide di scavare un tunnel all'interno della Terra per viaggiare da un punto all'altro, per cui tra due meridiani opposti, e sì. Parente, però questo pensava anche molto più in grande, perché proprio attraverso da una parte all'altra della Terra. E quindi questo problema chiede di immaginare questa situazione e di studiare un pochettino la fisica di questo problema, per cui un'immaginaria capsula che viaggia all'interno di questa galleria, di questo tunnel, quanto ci mette per andare da una parte all'altra, che velocità arriva e così via. Quindi per i prossimi minuti vi chiederei di venire con me in un viaggio non al centro della Terra, però nella fisica del liceo, perché alla fine qui non stiamo parlando di fisica di stato dell'arte e della ricerca, ma più che altro di fisica del terza, quarta e quinta liceo magari. E quindi la situazione è più o meno questa qui, in cui noi abbiamo la Terra, non so se si vede, vabbè là se non si vede, e poi abbiamo il tunnel, questo tunnel scavato a una certa latitudine phi, che nel problema è 60 gradi, e che va da un meridiano opposto, un meridiano all'altro della Terra, ed è evidenziato in rosso nella figura. E la prima domanda di questo problema chiede di usare un'analogia formale con il campo elettrico, il campo elettrostatico, una distribuzione di carica uniforme e sferica, per trovare il campo gravitazionale, per quelle accelerazioni di gravità, all'interno della Terra, per cui sono in dei punti in cui normalmente noi non possiamo andarci, però se scaviamo questo tunnel, l'accelerazione di gravità all'interno di questo tunnel sarà quella a distanza variabile al centro della Terra. E quindi quello che chiede di fare il problema in questo caso è di sfruttare questa analogia tra la forza di Coulomb a destra, per quella forza di attrazione fra due cariche, che è uguale al prodotto delle cariche diviso il quadrato della distanza, e la forza gravitazionale, che è uguale alla massa per l'accelerazione gravitazionale, ma che è anche la legge di Newton, uguale al prodotto delle masse diviso il quadrato della distanza tra le due masse. E quindi usando questa analogia formale noi possiamo usare il teorema di Gauss, che vale per il campo elettrico, in cui ci dice che il flusso di un campo elettrico è uguale attraverso una superficie, è uguale alla carica Q
racchiusa all'interno di questa superficie, e fare l'analogia formale con campo elettrico, campo elettrostatico, per cui E è G, e carica e massa, per cui Q ed M, e possiamo trovare il flusso di questo campo gravitazionale all'interno di una superficie e da questo calcolare il campo gravitazionale all'interno della Terra, per cui questo G di R per R piccolo, che è uguale al raggio alla distanza dal centro della Terra. E facendo i conti, oppure anche usando questa analogia formale, se uno sa il risultato per il campo elettrico di questa ipotetica distribuzione di carica uniforme, possiamo trovare che questo campo elettrico G di R è uguale a meno G di zero, per cui il campo gravitazionale in superficie, la gravità che tutti quanti noi sentiamo anche in questo momento, per il rapporto tra la distanza dal centro della Terra e il raggio della Terra. Per cui quello che troviamo è che semplicemente questo campo gravitazionale va a diminuire man mano ci avviciniamo al centro della Terra. Quando siamo proprio al centro della Terra non sentiamo alcun campo gravitazionale, che è una cosa, risultato anche abbastanza intuitivo se ci pensiamo. E poi la seconda domanda chiede di calcolare quanto tempo ci mette un'ipotetica capsula ad andare da un punto opposto, da un punto all'altro della galleria, sotto l'azione di questo campo gravitazionale. E quello che vediamo è che il percorso della galleria è in rosso, e vediamo che la forza gravitazionale è sempre diretta verso il centro della Terra, però la capsula, questa navicella, accelera lungo la direzione della galleria, per cui quello che dobbiamo fare è semplicemente usare un po' di trigonometria, oppure semplicemente fare la proporzione, vedere la componente della forza che è radiale, vedere solo la componente lungo la galleria. E quello che si trova è che questa componente della forza che accelera la capsula all'interno della galleria è proporzionale a x diviso r, r è sempre il raggio della Terra, e x è la distanza tra il punto mediano della galleria e la posizione della navicella. Per cui quello che succede è che quando parte da un punto sulla superficie, da un certo meridiano, la capsula sente una forza molto, molto forte, viene accelerata verso il centro della galleria. Quando arriva al punto mediano della galleria la forza è zero, e poi man mano, siccome a una certa velocità continua ad andare oltre, però viene decelerata. E questo qui è esattamente in realtà un oscillatore armonico, che è per esempio un pendolo oppure una massa attaccata a una molla, è semplicemente la stessa cosa formalmente, solo che in questo caso la molla sarebbe l'intera Terra, e la massa che oscilla sarebbe questa capsula che viaggia da un punto all'altro. E quindi per calcolare il periodo di viaggio di questa capsula usiamo un'altra analogia formale, che è quella tra questo sistema molto particolare e un oscillatore armonico, un sistema molto studiato in fisica. E per cui questo oscillatore armonico in particolare ha una costante elastica K, che è proporzionale alla massa della capsula per l'accelerazione di gravità G0, diviso il raggio della Terra. E usando questa analogia possiamo trovare che il tempo di percorrenza del viaggio, che è uguale a metà oscillazione, perché un'oscillazione completa è partiamo da un meridiano, arriviamo al centro della galleria, arriviamo dalla parte opposta e poi la capsula viene accelerata in percorso inverso. Comunque il tempo di viaggio si trova ed è 42 minuti, che è una cosa molto, cioè un viaggio molto veloce per andare da una parte all'altra della Terra, se uno è disposto a tollerare i disagi di essere a pochi metri dal magma all'interno della Terra. E in particolare una cosa sorprendente secondo me è che è indipendente dalla latitudine, per cui scavando questo tunnel a qualsiasi latitudine, che sia a 60 gradi di latitudine all'equatore o su un tropico, è sempre lo stesso tempo di percorrenza, sempre 42 minuti. Quindi quello che volevo cercare di dirvi con questo problema è che questo problema sembra un problema un po' astratto, quello di una galleria scavata all'interno della Terra, vedere una capsula che viaggia all'interno quanto ci mette ad andare da una parte all'altra, però nasconde al suo interno intanto uno studio del campo gravitazionale in situazioni di solito non consideriamo, per cui all'interno di una massa stessa, di un corpo come la Terra. E questo studio di questo campo gravitazionale poi nasconde le altre connessioni, una con il teorema di Gauss, che solitamente viene studiato in elettromagnetismo, per cui di solito la gente lo considera come un ambito diverso della fisica,
E poi un altro ambito della fisica che è connesso a questo problema è quello dell'oscillatore armonico. E quindi c'era una connessione di vari ambiti della fisica all'interno dello stesso problema. Secondo me era questo che aveva appassionato in particolare Federico di questo problema. E secondo me descrive anche il modo in cui lui si approcciava allo studio della fisica e della scienza in particolare, che era dettato da sicuramente un'innata curiosità verso il mondo e da un desiderio di conoscenza, di capire il mondo intorno a lui, ma anche un desiderio di non fermarsi in superficie, ma di approfondire queste connessioni nascoste, come nel caso di questo problema, e di approfondire appunto la sua comprensione del mondo attraverso queste connessioni nascoste. Grazie. Grazie mille Giuliano per quest'ultimo contributo, quindi ringrazio ancora tutti e quattro i nostri ospiti e ora arriviamo all'ultimo momento di questa prima parte in cui ci sarà un saluto da parte del direttore Nicola Sala, giusto? No, scusa, no, Nicola Sala è il nome del conservatorio, Giosuè. Giosuè Grassia, giusto? Eccoci, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Grazie. Allora, grazie per questo invito. Il conservatore è felicissimo di partecipare. Non so se già avete visto i video proiettati stamattina, insomma, che fanno parte di un evento concerto che abbiamo fatto 20 giorni fa. Erano degli esami finali di tesi, insomma, con esecuzione pubblica. Oggi abbiamo avuto una giornata molto piena fino adesso, con la presentazione di un progetto importante sulla realtà aumentata all'interno dell'esperienza del teatro musicale, con gli HoloLens, una realtà immersiva sia per la fruizione che per la didattica della musica, dove appunto attraverso questi meta eventi, meta contesti, gli studenti possono sia fruire di spettacoli di teatro musicale che studiare all'interno di questa cosa. Quindi siamo molto, 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 molto contenti. Siamo agli inizi di questo, con vari partner, anche l'università e società di informatica abbastanza avanzati, insomma. Niente, siamo felicissimi anche di partecipare oggi a questo evento. C'è un po' di delay. Ok, vi passo la parola al maestro Piero Viti. Allora, vi ringrazio ancora per l'invito e buon proseguimento. Grazie ancora. Grazie, grazie di cuore, sul serio. Allora, quindi, come riprendendo il discorso che abbiamo fatto all'inizio per quanto riguarda questi nostri contributi musicali, questo che adesso passerà è collegato in pratica un po' anche al mondo della ricerca, così come abbiamo ascoltato queste brillanti esposizioni dei vostri ricercatori. Anche il conservatorio ha una grande attività di ricerca, in particolare nel settore della chitarra. Io sono un chitarrista, quello che sono proprio direttore scientifico di un progetto di ricerca su un autore importantissimo della chitarra che si chiama Ferdinando Carulli, autore napoletano, nato nel 1770, morto nel 1841 a Parigi, nato a Napoli, quindi autore appartenente alla cosiddetta scuola musicale settecentesca napoletana, ed è un autore che per una serie di motivi che non sto qui a elencarvi, stranamente essendo stato uno dei più grandi maestri del 7-800 della chitarra, oggi è stato un po', non dico dimenticato, ma insomma la sua figura è un po' offuscata. Ecco, noi abbiamo istituito un gruppo di ricerca su quest'autore, facciamo un convegno internazionale ogni anno dedicato a quest'autore e con delle ricerche specifiche su tutti i campi, sia la parte biografica ma la parte dell'approfondimento musicale. E il contributo che adesso
manderemo in onda, è stato registrato tra l'altro proprio per l'occasione, quindi è stato registrato ieri. Siamo interpreti il violinista collega, il maestro Francesco Solombrino, docente del conservatorio, e io alla chitarra. Una chitarra particolare perché ho suonato, una chitarra che suono in questo periodo, originale dell'Ottocento, una chitarra di uno dei più grandi maestri della liuteria settecentesca, proprio napoletana, ed era Gennaro Fabbricatore, una chitarra del 1826. Abbiamo suonato un duetto inedito, si tratta di una prima esecuzione pratica assoluta, un video, di uno dei duetti dell'opera 3 di Ferdinando Carulli, per violino e chitarra, in due movimenti. È un duetto intristo di questa musicalità proprio della scuola napoletana, però si possono sentire anche questi influssi, diciamo, europei. Era un momento in cui c'era un grande dialogo fra le scuole, la scuola napoletana, la scuola di Vienna, gli influssi mozartiani si univano a quelli napoletani. Ecco, questo duetto molto, molto, diciamo, per certi versi emblematico di questo periodo, racchiude un po' tutti e due questi riferimenti, sia quelli della grande cantabilità napoletana, ma anche quelli della scuola europea, quella lì della scuola principalmente viennese, ma anche francese. Quindi io vi inviterei a far passare questo video, che, dicevo, è un'esclusiva proprio per questo evento. Thank you.
Ringrazio il professor Piero Viti, il direttore del Conservatorio Giuseppe Grassia, per questo intervento inedito di Ferdinando Carulli. E abbiamo finito perfettamente in tempo. Forse. No. Quindi adesso abbiamo 15 minuti di pausa, ringrazio ancora tutti i partecipanti di questa prima parte, e ci vediamo alle 4:30 che inizia la parte di Colonia con le premiazioni. Grazie. Our Italian colleagues, friends and family of Federico. And yes, so this event is meant kind of in honor of Federico Tognelli, who was a good friend, a colleague, a young student who passed away 3 years ago, very early, very young in his career. And so the idea of this event was to kind of honor him and the memory of him. By making it a positive moment, giving an award to a young PhD researcher for their project. And my name is Michael Buchholz. I will guide you through this event today. We will first start with a welcoming from the German side, from the Italian side. Then there will be some music, and then we will have the awards for the German and the Italian students. And let me introduce then our first speaker, saying the welcome in the German side, which is Professor Ines Neuendorf, the Vice Dean for Gender Diversity and Young Academics of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Thank you, Martin. Dear family, dear colleagues, dear students, ladies and gentlemen, as the Vice Dean of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, responsible for gender diversity and young academics, I would like to warmly welcome you to this year's Federico Tognelli Award ceremony. Today we have gathered here to honor Federico's memory, but also to celebrate young, talented scientists. So let me start a few words about our faculty. Founded in 1955, it now ranks amongst one of the biggest faculties of mathematics and natural sciences in Germany, and is very internationally oriented with staff and students from all over the world. Just to give you an idea of the size, the faculty has about 9,000 students, and more than 180 professors who work in our six departments: biology, physics, chemistry, mathematics and computational sciences, teacher education, and geosciences. Especially in the disciplines biology and physics,
A third of the candidates start their doctoral studies with an international master's degree. Of course, excellence in teaching and research are key values of our faculty, and one of the most important ingredients to achieve this outstanding level are the young creative members of our community. Apart from the 9,000 bachelor and master students, we have about 1,000 doctoral students, of which about 200 graduate yearly. We have many very promising and excellent doctoral students. And as a PhD student, Federico Tognelli was an outstanding example of this promise and excellence. He was highly creative and successful in his research, very open and internationally oriented, and an example for many of his peers. So the prizes bearing his name and awarded today are not only a recognition of brilliant young talents, both from Italy and Germany, but also a continuation of the exceptional engagement and spirit of Federico. I am, as I hope you all are, looking forward to a very enjoyable award ceremony, which presents an interesting blend of beautiful music, intriguing science, and excellent young researchers. So please enjoy the program, and I thank you very much. Thank you very much. And now we will hear a piece of music played by Malina Mancheva and Dusica Ceylan. And we will hear a few words about what they present, I think, and their play. Now is this micro, it's on? Hello from Cologne and greetings, ciao to Italy. Just a small word because somehow it's turned to be a very nice tradition around end of May to meet and to think about Federico and to play some nice music. And this time from German side, somehow the program went very late in the romantic period. And the first piece that you will hear, it's the Moonlight, wrote by Paul Verlaine in the time of 1819. Just to get in the mood, I read one sentence of the poem that made me connect with Federico. The calm light of the moon, set and fair, the sets the birds dreaming in the trees, and the fountain sobbing in their rapture, tall and svelte amid marble statue. Enjoy. Thank you.
Thank you very much. This was really beautiful. Now we are kind of switching to the Italian side and get some greetings from Professor Gianfranco Buffardi and words from the family of Federico. Can you hear us? Hello? Okay, thanks. Perfect. Now are my thanks in English. Dear friends, we celebrated the third edition of the Federico Tonelli Award, and it appears more and more prestigious due to the participants of every level. I have to thank to Scuola Normale Superiore of Pisa and its chair, Professor Luigi Ambrosio, who are graciously hosting us right now, and the University of Cologne and its Vice Dean, Professor Ines Neuendorf. I hope that my pronunciation is correct. Award organizer with us, as well as all the collaborators who have worked hard to make it happen. I have to thank also the members of the scientific boards who awarded the two scholarships from Germany, University of Cologne, Professor Alga Zuccaro, Vice Dean for Research, and Professor Hannes Nandorf, Vice Dean for Equality, Diversity and the Promotion of Young Scientists, together my dear friend, Professor Sebastian Diehl, Chair of the Institute of Theoretical Physics of Cologne. From Italy, Professor Luigi Ambrosio as President from Scuola Normale di Pisa, Professor Alessandro Ottaviani, Science History, University of Cagliari, and the Professor Restra Book, Modern Philosophy, University of Bergamo, that is the referent of our Institute in Scienze Umane Esistenziali in all edition of the prize. A special thanks is for the members of our Institute of Human and Existential Science, Institute of Scienze Umane Esistenziali, to support our initiatives and with them with them the Tonelli Award. And I thank my lifelong friend, Dr. Fernando Boscaino, Administrative Director of the Institute. Mariella Boesca and Johannes Lang from Cologne, other work together, Elisa and Vasco from Pisa. Many thanks for them. And we should forget all the musicians who made this event special. I particularly thank all the young PhD students that participated as candidates for the award, the young speakers of the workshop, and all the young people that are connected now with us. Now I invite my cousin Daniela Ruberti for some words. Thanks. Good evening. Good evening, everybody, friends from Germany. It is always very difficult to say something in this day full of emotion, and today there were so many, but it is always a pleasure, great pleasure to be here. First of all, I want to join in the thanks to the University of Cologne, but also to the Institute of Human and Existential Science, in particular to Sebastian Diehl and Gianfranco Buffardi, who every year, by the end of October, start a whirling exchange of messages to plan the new edition of the award. I don't know if Gianfranco is becoming more German or Sebastian is being Neapolitan. But what's certain is that the chaos theory will find new reference models. I'm joking, of course. They are simply fantastic. They strongly promoted this initiative to which we parents of Federico have joined with pleasure, although it is always a matter of
sorrow and pleasure at the same time for us. And with them, it is always present also Piero Viti, who this year have joined also the Conservatory of Benevento. And I wish to thank also the director for having helped with this contribution. And although Piero is usually overworked, he always find the time and the ideas to join this event. And I think Federico is immensely happy for this. He loved so much Piero. And last but not least, my thanks also to Professor Ambrosio and the Scuola Normale, which is hosting this ceremony for the second time with a great effort in the organization. But let me reserve a special thought to what last year I have defined a real army of friends, led by Captain Vasco Gavina. He is always ready to mobilize himself and his colleagues to remember Federico. I think Federico will be amazed to see wherever he is now, how much love he has generated and left behind. And we parents with him. I love you so much, guys. Now, moving to the award, my dearest thought goes to these two young researchers who won the prize. I wish them all the success they deserve. And although this award is just a little drop in their scientific journey, it can be used to add new small steps in their research. I wish you all the best. And thank you all for being the reason for Federico to be forever in our earth. Thank you. Thank you very much for these moving words. And I also have to say, I remember Federico because I'm since some time in Cologne, and it is always a nice kind of event here, which now this speech triggered some thoughts that I get remember him as a kind of very positive, very energetic person. And therefore, this is really a great event. And so let's move on with some kind of nice music that I'm looking forward to. And I hand over to our musicians. Say a few words again. Do we have a microphone? Okay. No. Hello, again from me. It's a very important message. We have a very, very special friend. Luba Kalina, she's special because she knew Federico as well. And now we are ready to play a piece together, which we move direction tango. And the words that we connected with the atmosphere, it's a tango written by Carlos Gardel. Pitili, I don't speak Italian. We know that in tango music, it's a lot of Italian traditions as well. So very shortly, the soft murmur of your breathing carries me dream. Now, how much the life loves if your black eyes want to see me.
Thank you very much. Now we are coming to our first scientific highlight of the awards, namely the first award that is, sorry for interrupting. Please go ahead. I'm really looking forward. Thank you.
Thanks again, and sorry for interrupting. I'm happy that you had a chance to play also this second piece. But now let's come to the award as announced, and we will start with Professor Sebastian Diehl, who will give the laudatio for the prize on our side. Yeah, thank you, Michael. I'm very happy to introduce the winner of the Federico Tognelli Award 2023. The Cologne Prize generally is awarded to a promising young researcher in the natural sciences and mathematics. And again, this year we had excellent applications from all branches of our faculty. And out of these applications, the jury selected the one of the young biologist, Ms. Chahat Mera. She's currently a fourth-year PhD student in the group of Dr. Lena Pernas at the Max Planck Institute for the Biology of Aging. She has Indo-Canadian roots and studied and graduated from McGill University. Funnily, like last year's winner, it seems to be the ideal stepping stone for winning this award. So she was attracted to Cologne by a prestigious Max Planck Fellowship and comes with an impressive number of academic distinctions already at early stage of career. I will touch on the topic of her PhD work only briefly. It is located in the area of infection biology. That is, it deals with the ways how pathogens enter and impact host cells. At the core of her thesis, she developed a tool to visualize the molecular processes how actually a specific pathogen called Toxoplasma does its job on the host cells. And having a glimpse on her published work gave me an impression of the fascinating but also brutal fights of life at the 10 nanometer scale. Accordingly to these fights, the language is rather martial, at least on the scales of a physicist, let's say, speaking about the attack of the Toxoplasma, how it exerts stress to the host cell, and even about the Toxoplasma hijacking certain host cell structures to promote its own growth. So in this spirit, I'm really looking forward to learning more about these issues in her presentation. Besides this, the topic is actually really relevant to many of us. About one third of the population is positive for Toxoplasma. And if I understand it right, the hope is that this specific pathogen can be developed into a kind of Drosophila for infection dynamics. So it appears a really timely topic in post-pandemic times. It's also particularly remarkable that Ms. Mera achieved her insights really from scratch, joining her advisor's lab only a few months after its establishment in Cologne. And Dr. Pernas describes Ms. Mera as dedicated, creative, irrepressibly curious, and on her way to impactful discoveries, in short, as a rising star. So the jury was also impressed by her strong publication activity, which includes a science paper and three first order contributions. On a personal level, she shares with Federico the passion for exploring life and science abroad. For example, beyond the prestigious fellowship that she was offered, she was attracted to Europe by the freedom to travel across borders without restrictions, and is making use of that in her spare time in various trips. Now, as she writes in her proposal, she would like to continue along her international path and use the Federico Tognelli Award to visit a Gordon Research Conference to be held in New Hampshire in the US, which perfectly fits the topic of her PhD work. And the jury was convinced that this is really an excellent investment of the prize money, because Ms. Mera articulated a very clear plan whom to interact with in this conference and really how to disseminate her her scientific achievements. With this, Ms. Mera, I wish you all the best and a lot of success with this plan, and that the award might support you on your first steps on the academic path that you choose to travel.
I would like to express my wholehearted congratulations for winning the third Federico Tornielli Award. And now I'm, as I said, really looking forward to your presentation. The stage is yours. Hello? Can everybody hear me? Yes? Okay. So thank you for the very, very kind introduction and for the award. And I'm very, very excited to share a small snippet of what I do in my PhD. I'm sorry if you hear my voice. I was fine all year round. And then this week, somehow I got a little sick. So I hope you can still understand me. And let's get started. So as Dr. Dell attributed to already, I work with Toxoplasma gondii. So what is it? Toxoplasma is a human parasite, so it can infect humans. You can only see it under the microscope, and it enters our cells and can grow. How can we get toxo? So as you can see here nicely, this is the here's the cursor. Thank you. Here's it's a cat parasite, so it basically stays and resides in feline species that can then excrete it, which can be consumed by mice or birds. That then goes through back to the cat, and the cycle can continue. It can also reach us by livestock that consume it, or it can be contaminated in our vegetables or water, or with your pet if you're cleaning the litter, so be careful. It's not really toxic. There are lots of drugs that can cure this disease, and the immune system keeps it in check. However, it can be hazardous if you're immunocompromised or if the mother is pregnant and can pass it on to the child. So just out of curiosity, to the audience that's present here, what percentage of people do you think in Germany are infected with Toxoplasma? So just with a show of hands, how many people think 20%? Okay, how many think 50? Right, and how many think 80? Okay, so this is a study that was published a few years ago. As you can see, with increasing age, it seems that almost 80% of the people in Germany have at some point come in contact with this parasite. So it goes to show that it is quite successful and quite prevalent. And also, if you look at the worldwide occurrence, there are some countries such as Brazil where greater than 60% of the population has it, and some places where it's less and more. So needless to say that it's a very successful parasite. And so what we want to do in the lab, or what we work with, is trying to understand how this parasite establishes an infection within us, basically how it survives, and what can we learn from it. So in trying to understand that, what we do is use cells, so host cells, our cells, human cells, or mouse cell lines, and infected with toxo. So as already mentioned, toxo is an intracellular parasite, which means it can only survive within cells. So once it enters the cell, it can replicate until at some point it's big enough, it can exit the cell, invade another cell, and it continues its cycle. What I am extremely interested in, and the lab primarily works with, is that once the infection has been established, what we see is that toxo, the vacuole, so this is an electron microscopy image of an infected cell with toxo here in red. In blue, what you can see are host mitochondria. So maybe you remember from your biology class, mitochondria are the powerhouse of the cell. They provide us energy. And you can see that the vacuole of the parasite is very tightly associated with mitochondria. And what you can see in green is the endoplasmic reticulum. So this is the site of protein synthesis in a cell. So there are two major host organelles that seem to be extremely tightly associated. And by tightly associated, I mean in a distance of about 10 to 30 nanometers with a pathogenic vacuole. And so what we try to do is try to investigate that. And I'm going to show you now a video. I hope this works. So here, what I imaged was in real time under a microscope. The mitochondria are in green and the parasite is in red. And as you can appreciate,
over time, if you just look at the area around the parasite, we have this interaction with mitochondria, and at some point there is this nice enrichment of mitochondria around the parasite vacuum. And so what I, as Sebastian already mentioned a little bit, what I wanted to do was to try to come up with a tool that would allow us to universally understand and enable us to study these contact sites. And in order to do that, what I'm going to give a little bit of a general basic background. So what has been done many, many years ago was look at jellyfish and try to understand, well, why does it fluoresce? Some great scientists realized that it's the green fluorescent protein. You can use that, and now it's been streamlined to use in molecular biology. What here we have is, what I mean by that is that when you want to label something or visualize something, you can take this protein and label a organelle in a cell or look at an interaction. So here we have the mitochondria of a cell labeled in green. What was further discovered was that what you do with this protein is split it. What I mean by that is when the protein is together, there is a green color and it's green under basal conditions. However, when you split it and it's far apart, it no longer fluoresces, but the color is now gone. And when it comes back in close proximity, you have the color again. So where am I going with this? As I mentioned, there are these really tight associations between the pathogen vacuole and host organelles. And in trying to understand that, what we wanted to do was to use split GFP, putting one half on the pathogen and the other half on host organelles, such that when they're far apart, there is no color. However, when they're in extremely close proximity and we have these contact sites forming, there is the green fluorescent color. And so I established this with toxo and mitochondria and toxo and the endoplasmic reticulum. And I'm gonna first show you another video of what this looks like in real time. So here we have in blue the parasite again, and in red the mitochondria. And I would like you to please focus in the area around the parasite as it moves through the cell. And you can see over time how there is this nice reconstitution only in areas where we have the contact between mitochondria and toxoplasma and nowhere else in the cell. So basically what I've established is a system where we are able to, in real time, look at these contact sites. And the similar thing I did with now the ER, and here is just an image where the first panel you can see, again, GFP is reconstituted right at the point where the ER in yellow is in contact with the parasite in red. So this is basically the system that I have been working on. And then the big question was, how can we use the system? What good is it? And so what now we're doing in the lab is, here I have four images. The sphere here is a cell, in red is a parasite, and you can see there are different intensities or different GFP reconstitution that we use as a readout of contact site formation between the different organelles. And so now what we're doing in the lab is using the system to try to understand what pathways or what different genes and proteins actually promote the contact site formation and which inhibit it. And I've done this at a slightly more global scale. This is a little bit more biological, but the idea here was that we did a screen, so in an unbiased way, trying to understand when we manipulate different genes in the cell, which genes cause more GFP reconstitutions or more contact site formation and which cause less. And this is basically what I'm working on. And as my summary, what I have here is that I established this reporter. I've done some screens and trying to understand what the different pathways are that are involved in creating these contact sites. And as a lasting thought, I'd just like you to think of, so why am I interested in these contact sites, right? And so this is a slightly busy slide, but what you can appreciate here is that this is the mitochondria, and toxo is one of several parasites that is forming these contact sites with a host organelle. And so it's similar for the endoplasmic reticulum and Legionella, Chlamydia, Coxsackie. These are intracellular bacterial pathogenic species. So somehow this seems to be a very conserved mechanism. And so we're trying to understand why these contact sites form,
what is their purpose? How is the host? Is it like a host defense? Is it a pathogen response? And trying to see why so many of these pathogenic species enter our cells are then in contact with our organelles. And so I just put here the conference where I will now be able to share this work. Thanks to the committee and to this award, this is where I will be able to go. And it's actually the first time that I'm going to be able to present the system. So I'm very, very, very excited. I would like to end by thanking everyone here for attending. Obviously our group, the collaborators. I circled my boss, that's Lena. She wasn't here today, but that's who I work for. And last but not least, obviously the Federico Tonelli Award Committee, their family. Thank you for the beautiful ceremony, and thank you for giving me this award and the chance. It's an absolute honor and privilege, so thank you. Yeah, thank you very much for this beautiful, really impressive and even colorful presentation. I mean, I'm almost now, it's not on. Then the question is how to get it on. Hello? Is it? Yeah. Okay. So let me just repeat it again in case it wasn't understandable. I would like to thank you for the beautiful presentation, sharing these nice results. I'm tempted almost as in a scientific talk to ask for questions, but on the other hand, unless I don't see very urgent ones, I would like to actually go on and confer the award. So for this, maybe we move center stage. Yeah, and this is your beautiful document. Yeah, congratulations again. So. With this, the award is conferred. I look forward to the next piece of music. Congratulations also from my side, and thank you very much for the entertaining talk. And now it's my pleasure to again hand over to music. You want to say something? No. Okay. Thank you.
Thank you very much. And now we come to our second scientific highlight, which is the prize from our Italian colleagues. So it's my pleasure to hand over to your side. Thanks. For the Italian side, the Italian committee confers the Tonelli, the third Tonelli Award for 2023 to Anna Sofia Lipolis. And the committee wrote this motivation as laudatio. Dr. Lipolis' research is distinguished by early scientific maturity and valuable results, starting from a substantial philosophical background. Dr. Lipolis comes to fully engage in the field of digital humanities in a work contest of recognized international prestige. Two distinctive aspects of the winner are particularly appreciated over all other merits. The fact that she emerged as a young researcher with an European profile. The solid interpretation between different fields of knowledge, today at the center of the great epistemological challenge of redrawing the boundaries of the so-called two cultures. At the heart of Dr. Lipolis' research are studies on cognitive and linguistic processes and knowledge technologies, intertwined with the custody of a heritage of a civilization embodied in languages and literatures. Heritage is one, which is indeed memory, but an enhanced and therefore non-inert memory, a memory constantly called upon to trace new paths of knowledge. I invite Anna Sofia Lipolis to expose her research. Thank you. First and foremost, I would like to express my deepest gratitude to the incredible honor given to me today. It was with great humility and immense joy that I stand before you to accept this prestigious prize. I would also like to express my profound gratitude to the scientific board and the family of Federico Tonelli for recognizing the value and potential in my work, allowing me to continue doing research. And I can assure you it's not just a drop, it is everything. This recognition serves as a powerful motivator for me to continue pushing boundaries and exploring new horizons. Thank you also to my PhD thesis supervisor, Professor Andrea Giovanni Luzzolese, Professor Ando Gangemi, and the Semantic Technology Laboratory at the ISCC-CNR. So I don't think this is the first page, but... Okay. So according to one very popular conception, it is perhaps the dominant one, science is supposed to provide us with an objectively true account of the world. To talk about science and rhetoric as combined concepts may seem an oxymoron. Metaphor, after all, involves the use of words typically ascribed to one type of thing to describe something else. And the result, generally speaking, is a statement that is literally false. So when the cell was discovered, it was not literally a cell. In science, analogies have been used to make hypotheses on the structure of atoms since the technology did not exist to be able to see inside it without delving into the complete story of the atom. And I'm no physicist, but I wanted to show this by talking about the most recent discoveries that started with the concept of a plum pudding. In 1897, English scientist J.J. Thomson made a contribution to atomic theory by suggesting that there was some matter that was even smaller than the atom, the electron. His theory was called the plum pudding model, using an analogy to map his prediction, and he used plum pudding as a source to describe the target, so the structure of the atom. Electrons are like the raisins in the dessert, which is the atom, and this theory was later disproved by physicist Ernst Rutherford, who found that atoms have positively charged centers and described his understanding of the atom as a cherry, where the nucleus was like the pit.
and Niels Bohr in 1913, then used the solar system analogy to show people that there were also electrons orbiting around the nucleus. However, it was precisely this analogy suggested by this picture, with its associated implications in theoretical terms, that made the search for a rational foundation of atomic physics particularly difficult. As a consequence, it created awareness on the drastic limitations of our forms of intuition and a radical change in the basic concepts of physics. So in the 20th century, indeed, a number of scientists showed that actually electrons do not orbit the nucleus in neat orbits like the solar system, but instead move around like particles in a cloud. All these ways of constructing meaning around the concept had repercussions on the way we think about that concept. As Bohr wrote in April 1927, the difficulties of quantum theory are connected with the concepts, or rather with the words that are used in the customary description of nature. And these concepts will leave us only with the choice according to whether we direct our attention towards the continuous or discontinuous aspect of the description. In any case, only by studying in depth the conceptual and linguistic aspects referred to by Bohr, it is possible to understand the role played in those years by the atomic model in constructing the theory. So electrons and elliptic orbits served to make explicit the content of a metaphorical expression that Bohr applied to the new quantum theoretical concept of stationary state, which had enabled the theory to explain the spectroscopic laws and the radiative behavior of atoms. Moreover, this initial metaphor carried out a precise heuristic function in originating a research program that made it possible to explore the classical model of description in the light of the new system of conceptual reference being formed, and gradually to derive useful suggestions and indications upon which to base a new system of concepts. But it also obscured other concepts, because one of the most remarkable lessons from 20th century experimental physics is that light and electrons and atoms require a very different kind of description than macroscopic objects and events. So nature is not the same on every scale, and on small scales, bits of matter move and interact in completely different ways than bodies in a room or planets around the star. And also it was found that the equations we need to describe and predict those motions and interactions are of a completely different character too. In fact, apart from requiring a drastic scaling down on the analogy with the solar system, it also entailed the introduction of physical concepts whose peculiarity lay in their being undefinable in the light of existing knowledge. It had been Bohr himself in one of his early works, utilizing or in some way inspired by the hypothesis of the quantum of action, who suggested that every change in the state of an atom should be regarded as an individual process incapable of a more detailed description. But even if scientists now describe electron behavior in terms of statistical probabilities and jumps from one energy level to another, the electrons orbiting the atom's nucleus like planets around the sun analogy still dominates the popular perception of atomic physics. From the example I just mentioned, we can see tropes are not merely decorative, but rather imply through a framing event an epistemic function. This work starts with the assumption that semantic figures of speech, like metaphor, analogy, metonymy, can and do play important roles in these scientific activities, so much that philosopher Thomas Kuhn said that even theory change must be expected to be accompanied by a change in metaphors and in corresponding parts of the network of language similarities through which terms attach to nature. As an increasing number of full-text scientific literature datasets are open access, more and more attention has gravitated towards the linguistics and structural analysis. However, research in this field has often relied on the detection and quantification of lower-level linguistic features, such as entities, word frequencies, or occurrences of parts of speech, and these aspects are not enough to gather a comprehensive insight on science communication. This work explores the relationship between rhetorics and science by leveraging the adoption of the so far unexplored science of science approach. It is a transdisciplinary approach that uses large datasets to study the mechanisms underlying the doing of science. In such a frame of reference, it is indeed possible to exploit AI for the discovery and modeling of knowledge patterns from semantic figures of speech in open access academic datasets. What I mean by knowledge patterns is structures used to organize, interpret, and process knowledge, as well as anticipating information. They are formalized and can be machine readable in order for them to be used, like on the image on the right is an example, a simplified example. And in this context, despite the concepts of frame and framing having been used in a range of different fields,
A frame, as defined by Fillmore and Minsky, can be related to a knowledge pattern. They can be both conceived as primitives, portions of background knowledge that connect language analysis with concepts and knowledge. And tropes imply epistemic functions through framing. So in order to take into account the contextual and perceptual power for tropes, a frame-based methodology is considered crucial for this research. And the unveiling of both universal and domain-specific patterns forms the foundation for the formalization of abstract schemata to organize scholarly knowledge into a knowledge graph. What is a knowledge graph? It's a sample image and it's simplified, but it's basically an interconnected graph database that aims to provide context to information, transforming it from pure data into useful knowledge. And of course, this is only helpful if the knowledge is machine readable. So from a practical perspective, a knowledge graph is a database where information is stored and queryable as a graph. To see framing power in action and how metaphors do make a real difference to how science is done, we can take this example from a genomics scientific article I found, where we can find the metaphorical expressions we use every day, such as genetic codes, or we may say it's coded in our DNA, and it was previously said hijacked, cells that hijack, and this is also a metaphor, so it was very interesting. But as I said, the dominant metaphors within a given field of study can inevitably shift focus away from certain phenomena or dynamics that may suggest alternative explanations or characterizations. Studies of the metaphors of the genetic code or DNA as information bearing molecule has shown how metaphors can exert a powerful influence on the direction and content of science, even if the ideas they promote are not at all that clearly defined. But recent developments in cell and molecular biology reveal that much of the important operations and mechanisms of cellular activity occur outside the nucleus. So to say a gene is a computer program implies a deterministic gene frame in the framework of gene versus environment. And what does it mean? It means that we tend to overestimate the genetic contribution to health and encouragement to make less effort to prevent diseases by changing lifestyles, and also that non-coding DNA is useless, which we now know it's not true. To sum up, scientific communication of theories as a trope-based language that frames concepts and leads us to act and think in a certain way, preventing alternative conceptualizations from forming or becoming themselves ubiquitous. So this work starts from three hypotheses. Tropes can be found in science discourse and formalized in knowledge patterns. A knowledge graph can be constructed by using identified knowledge patterns as a schema. A knowledge pattern can be used as interpretive lenses over the scientific literature by querying the knowledge graph. So we wondered how to exploit AI for the discovery and modeling of knowledge patterns from tropes in scientific text, and how can we formalize the relationship between tropes and other elements of the text. And here we can see the pipeline we saw before. Based on what I have said so far, it is possible to establish a scalable and iterative pipeline that takes into account a corpus of scientific articles, algorithms from identified tropes, existing ontologies and approaches to knowledge pattern extraction to develop a knowledge graph. It is, for example, possible with both bottom-up and top-down approaches to outline a knowledge pattern where a semantic figure of speech detected in an information entity is related to a frame collection whose cognitive function is conceptualized by an agent that concludes an argumentation based on that same information entity. This pattern is machine readable and can be reused in different research endeavors. And also, we wondered, what do invariances in knowledge pattern tell us about the tropes developed over time, understanding and using scientific texts, and how can we use them? And we don't have the full answer yet, as the results are preliminary, but we do know how they can be useful by contributing as follows. So contributing to semantic rhetorical figures datasets, developing the tropes ontology based on outline knowledge patterns addressing philosophical and cognitive theories, developing the semantic rhetorical figures knowledge graph, and of course, defining the method and evaluating it. A user from anywhere can query the knowledge graph and ask questions like, what are the most common analogies in genomics today or in the 1900s, and start reflecting on this.
So the project identifies and models applicable knowledge patterns to study science communications, informational purposes, and cognitive reception. Since the reference input data, so scientific articles, incorporate temporal features, the knowledge graph resulting from their transformation will be capable of handling time-related information. Researchers can then gain a better understanding of the correlation between argumentative discourse, rhetorical figures, and the framing power of theories by analyzing the evolution in time of meanings made available within the framework we are investigating. In addition to contributing to the science of science field, the implementation of these functions may lead to new applications. For example, the framework could serve as input to learning models aimed at automatically detecting tropes in scientific corpora, so serving as a breakthrough in a wide range of tasks, such as authorship attribution and improving recommendation systems. And the resulting knowledge graph would be a reusable tool to explore fixed speech in other types of texts, investigate purposes such as multimodal representation of tropes, detect moral values and hate speech, and perform political discourse analysis. Ultimately, this work could also aid in the field of automatic text generation. So the language used in science today, which includes reference to concepts like black holes, the Big Bang, and G-splicing, suggests themes that inspire scientific thinking. By accepting responsibility for our own creative part in the cosmos, we shall be able perhaps to frame the metaphors of the future through a conscious moral act of human imagination. Thank you. Congratulations, very interesting exposing. I am thinking about your research in medicine, literature, especially in psychiatry. Okay. It's difficult with the. I can help you. Okay, give you this. Thank you. Many compliments. Thank you. And also the certificate and the test of the Laudatio. Well, thank you. Okay. Thank you so okay. much. Thank you. Many compliments. Professor Ambrosio, I viene anche tu. Certo, assolutamente. Bene. Mettiamo in mezzo tutto con l'altezza, con la larghezza. Compliments ago. Okay, we now arrive at the last piece of my musical piece. That is very interesting because it's the movement of the Dmitri Shostakovich Concerto Number 2 for piano and orchestra in F major. Because this is one of the most complex and arduous pieces by the Russian composer. Russian composer who was opposed by the Soviet regime after a period of interested support. The performer, I know, is a young pianist already with a rich curriculum and winner of numerous awards. I listened to this valuable conclusion of the ceremony for the Fir Tonielli Award. Thank you all. Bye. Thank you.
So thank you to our friends in call. I don't know if they are still listening. Thank you very much. And congratulations also to our Italian award winner. So this concludes the formal part of this year's awards. And I would like to invite everyone to join us for a reception in the foyer. And before we do that, let us thank all the people who helped organizing this event. And our colleagues in Italy, and again, applaud our award winners. Thank you very much. Okay, everyone, have a nice weekend, have a nice evening. I hope I see you at the reception. Thank you very much, you too. Thank you also from our side, and see you the next year. Thank you again.